Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ringelattato Salf Salf S.P.A. Laboratorio farmacologico ultimo aggiornamento. 10 gennaio 2022. Cosa ringelattato Salf? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere ringelattato Salf durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è ringelattato Salf? Ringelattato Salf è un farmaco a base del principio attivo acido lattico più sodio idrossido più sodio cloruro più potassio cloruro più calcio cloruro, appartenente alla categoria delle soluzioni endovena elettrolitiche e nello specifico soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico. È commercializzato in Italia dall'azienda Salf S.P.A. Laboratorio farmacologico. Ringelattato Salf può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: ringelattato Salf M soluzione per infusione 1 flacone 500 ml in polipropilene, ringelattato Salf M soluzione perfusionale 10 sacche PVC 1000 ml, ringelattato Salf M soluzione perfusionale 100 ml, ringelattato Salf M soluzione perfusionale 15 sacche PVC 500 ml, ringelattato Salf M soluzione perfusionale 500 ml, ringelattato Salf M soluzione perfusionale sacca 3000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Salf S.P.A. Laboratorio farmacologico. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: acido lattico più sodio idrossido più sodio cloruro più potassio cloruro più calcio cloruro. Gruppo terapeutico: soluzioni endovena elettrolitiche. Forma farmaceutica: preparazione iniettabile. Indicazioni: terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi e moderati, ma non gravi. Trattamento dello shock emorragico lieve o moderato ma non grave. Posologia: la soluzione è isotonica con il sangue e deve essere somministrata con cautela per infusione endovenosa e a velocità controllata di infusione, utilizzando un'attrezzatura sterile ed apirogena. Agitare bene prima della somministrazione. La dose è dipendente dall'età, dal peso, dalle condizioni cliniche del paziente, dal trattamento concomitante e dalla risposta clinica e di laboratorio del paziente al trattamento. Il medicinale deve essere somministrato solo a funzionalità renale integra e ad una velocità non superiore a 10 mg potassio barra ora. Adulti: la dose giornaliera è di circa 20-30 ml di soluzione barra kg di peso corporeo, fino ad un massimo di 40 ml di soluzione barra kg di peso corporeo. Nella scelta del volume barra velocità di infusione occorre prestare attenzione alle patologie e alle terapie concomitanti, vedere paragrafo 4, 4 e 4, 5. Bambini: nei bambini la sicurezza e l'efficacia del medicinale non sono state determinate. Infusioni troppo rapide possono causare dolore locale e la velocità di infusione deve essere aggiustata in rapporto alla tolleranza. Non iniettare per via intramuscolare o sottocutanea o nei tessuti perivascolari. La somministrazione deve essere interrotta se il paziente manifesta dolore o rossore al sito di iniezione, in quanto ciò potrebbe indicare uno stravaso del farmaco. È raccomandabile che il paziente rimanga disteso per un breve periodo dopo la somministrazione. Potrebbe essere necessario monitorare il bilancio elettrolitico, gli elettroliti sierici e l'equilibrio acido-base prima e durante la somministrazione, con particolare attenzione al sodio sierico nei pazienti con aumento del rilascio non osmotico di vasopressina, sindrome della secrezione inappropriata di ormone antidiuretico, SIAD, e nei pazienti sottoposti a terapia concomitante con agonisti della vasopressina, per il rischio di iponatremia acquisita in ospedale, vedere paragrafi 4, 4, 4, 5 e 4, 8. Il monitoraggio del sodio sierico è particolarmente importante per le soluzioni ipotoniche. Tonicità di ringelattato Salf: 280 mm barra litro. La frequenza di infusione e il volume dipendono dall'età, dal peso, dalle condizioni cliniche, ad esempio ustioni, interventi chirurgici, lesioni del capo, infezioni, e la terapia concomitante deve essere determinata da un medico con esperienza nella terapia pediatrica con soluzioni per via endovenosa, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8.
controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, grave insufficienza renale e ipercalcemia, ipercalciuria o gravi patologie renali, ipernatremie pletore idrosaline, ipercaliemia, o nei casi di ritenzione di potassio, fibrillazione ventricolare, il calciocloruro può aumentare il rischio di aritmie, calcoli renali, possono essere esacerbati con la somministrazione di calcio, sarcoidosi, può essere potenziata l'ipercalcemia tipica di questa condizione, ipercoagulabilità, terapia concomitante con glicosidi cardioattivi, vedere paragrafo 4, 5, alcalosi metabolica e respiratoria, malattia di Addison non trattata, crampi da calore, trattamento in concomitanza con ceftriaxone nei neonati, di 28 giorni di età, anche in caso di utilizzo di linee di infusione, vedere paragrafi 4, 5, 4, 8 e 6, 2. In concomitanza di trasfusioni di sangue, la soluzione non deve essere somministrata tramite lo stesso catetere di infusione con sangue intero per il possibile rischio di coagulazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego per la presenza di sodio, usare con cautela in pazienti con scompenso cardiaco congestizio, insufficienza renale grave e in stati clinici in cui esiste edema con ritenzione salina. In pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni e associazioni controindicate alla terapia concomitante con glicosidi cardioattivi, digitalici, digossina e digitossina è controindicata, poiché un uso concomitante può aumentare il rischio di aritmie, considerando che l'effetto inotropo è lì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere ringelattato SALF insieme ad altri farmaci come aldactazide, aldactone, eplerenone Accord, eplerenone DOC generici, eplerenone CRCA, eplerenone Milan, Flus 40, Inspra, Lasitone, Luvion, Spiridazide, Spirofur, Spirolang, Uractone, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere ringelattato SALF durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ringelattato SALF durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono disponibili dati su possibili effetti negativi del medicinale quando somministrato durante la gravidanza o l'allattamento o sulla capacità riproduttiva. Pertanto, il medicinale non deve essere usato durante la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il medicinale non influenza la capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di ringelattato, organizzati secondo la classificazione organosistemica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Patologie, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi: alte concentrazioni plasmatiche di potassio possono causare morte per depressione cardiaca, aritmie o arresto. La somministrazione di dosi eccessive di sodio cloruro può portare, a seconda delle condizioni cliniche del paziente, ad ipernatriemia e barra o ipervolemia. L'ipernatriemia è la ritenzione eccessiva di sodio laddove sussista una difettosa escrezione di sodio a livello renale, determina disidratazione degli organi interni, in particolar modo del cervello, e l'accumulo di fluidi extracellulari con edemi che possono interessare il circolo cerebrale, polmonare e periferico con comparsa di edema polmonare e periferico. L'accumulo di ioni cloro determina riduzione della concentrazione di ioni bicarbonato portando acidosi. In caso di somministrazione di dosi elevate di calcio cloruro, può verificarsi ipercalcemia soprattutto in pazienti con patologie renali. I sintomi tipici dell'ipercalcemia sono: sensazione di sete, nausea, vomito, costipazione, poliuria, dolore addominale, debolezza muscolare, disturbi mentali e, nei casi gravi, anche aritmia cardiaca e coma. Si parla di ipercalcemia quando le concentrazioni plasmatiche di calcio superano 2,6 mol/L. Pertanto occorre monitorare costantemente tali concentrazioni. Trattamento: sospendere immediatamente l'infusione e istituire una terapia correttiva per ridurre i livelli plasmatici degli ioni che risultano in eccesso e ristabilire, se necessario, l'equilibrio acido-base, vedere paragrafo 4, 4. Il paziente dovrà essere tenuto sotto osservazione per valutare la comparsa di eventuali segni e sintomi correlabili al farmaco somministrato, garantendo al paziente le relative misure sintomatiche e di supporto a seconda della necessità. In caso di elevata natremia si possono impiegare diuretici dell'ANSA. In caso di ipercaliemia si può somministrare per infusione endovenosa glucosio, associato o meno a insulina, oppure sodio bicarbonato.
In caso di modesto sovradosaggio di calciocloruro, il trattamento prevede un'immediata sospensione dell'infusione e di qualsiasi altro farmaco contenente calcio. In caso di sovradosaggio grave, concentrazioni plasmatiche 2,9 mol/L, occorre intraprendere le seguenti misure. Reidratazione tramite somministrazione di una soluzione di sodio cloruro 0,9%. Impiego dei diuretici non tiazidici per favorire l'eliminazione del calcio. Monitoraggio dei livelli plasmatici di potassio e calcio con immediato ripristino dei livelli ai valori normali. Monitoraggio delle funzioni cardiaca, impiego dei beta bloccanti per ridurre il rischio di aritmia cardiaca. Eventuale ricorso all'emodialisi. Valori elevati dei livelli plasmatici di elettroliti possono richiedere l'impiego della dialisi. Proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica. Elettroliti codice ATC. B05BB01 ringelattato fornisce elettroliti ed acqua necessari per la reidratazione del paziente. Il sodio è il principale catione extracellulare mentre il cloruro ne, proprietà farmacocinetiche dopo la somministrazione, il sodio si distribuisce nei liquidi e nei tessuti dell'organismo. Il rene mantiene la concentrazione del sodio nei liquidi extracellulari entro un intervallo compreso tra lo 0,5%, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo. Elenco degli eccipienti acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ringelattato salfa base di acido lattico più sodio idrossido più sodio cloruro più potassio cloruro più calcio cloruro sono ringelattato Baxter, ringelattato B. Brown, ringelattato Bioindustrial IM, ringelattato Eurospital, ringelattato Fresenius Kabi Italia, ringelattato Galenica Senese, ringelattato Monico, ringelattato Salf. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.